grazie di essere stato invitato, anche se la devo ritenere una sfortuna rappresentare una realtà sofferente come quella di Paese dal punto di vista ambientale. Il sindaco si scusa, ma avevo un'assemblea pubblica proprio questa sera, quindi vengo io a rappresentare il comune di Paese. Devo essere sincero, scalda il cuore vedere una presenza come quella di stasera. Vedere tante persone, tanti capi famiglia, padri di famiglia che hanno la volontà di dimostrare l'attaccamento alla propria terra è sicuramente incoraggiante per chi amministra un comune, delegato ad amministrare una realtà locale e in qualche modo deve interpretare quella che è la volontà della gente. E io appunto porto una brevissima testimonianza riguardo alla situazione sfigata di un comune. Noi a Paese ci ritroviamo con una situazione che nel 1982, quando è stata fatta la legge 44, era già fregata, nel senso che la legge dell'82 ha stabilito una percentuale di massima di escavazione rispetto al territorio, agricolo, che era già stata superata. Quindi di fatto tutto quello che era stato fatto prima si è continuato a fare dal 1982 adesso. La situazione è quindi quella di 29 cave, 29 buchi di dimensioni diverse che hanno permesso di portare via circa 32 milioni di metri cubi di ghiaia. Queste sono cifre che possono dire tanto o dire poco. E quello che dicono è un territorio a rovina, con tanti buchi girando per il territorio. Un giorno abbiamo invitato alcuni consiglieri regionali, una ventina, e a un certo punto hanno il mal di testa perché non si capivano più. Significa che di questi 29 buchi ricavati nel corso di questi anni, diciamo circa una cinquantina d'anni, 15 sono finiti a diventare discariche. Ciò significa che quando si comincia a scavare non è più finita. Non è più finita, i problemi iniziano, e iniziano con la demolizione del territorio, la scomparsa del territorio agricolo, il cambiamento del paesaggio, e questo è una ferita non piccola per chi ama il proprio territorio. Ho qui davanti a me il professor Luciani, che potrebbe parlare a lungo di questo danno, che potrebbe essere solo visivo ma in realtà è molto di più, è storico, è anche affettivo. Significa camion su camion, e noi abbiamo calcolato che in una stradina che è rimasta stradina perché è larga 4-5 metri con abitazioni da una parte e dall'altra, in media ci passano 5-6 camion, o meglio, ogni 5-6 minuti passa un camion. Significa per tutto il giorno la gente che ci abita lì, tra l'altro con una ferrovia a passaggio livello che blocca e quindi allunga le file dei camion, incessante, e con pericoli per chi ci abita. Con discariche che, come diceva bene prima Enzo Sorbonia, aprono un ulteriore capitolo tragico, perché oltre che a creare danni ambientali, di fatto diventano impossibili da gestire dal punto di vista economico, perché nessuno poi più interviene, che rappresentano una ulteriore problematica da affrontare. Pensate che a Paese noi abbiamo una discarica che sta inquinando da anni, ma ne abbiamo quattro almeno molto problematiche, e che tutte avranno bisogno di intervento. Ma una discarica, a un certo punto si è scoperto che stava perdendo in falda una sostanza che creava problemi, una sostanza nuova non conosciuta, ha costretto il comune a valle, il comune di Quinto, che non aveva l'acquedotto, a costruire un proprio acquedotto perché non era più usabile l'acqua potabile che loro pescavano del mondo. Pensate solo a questo. Logicamente il comune di Quinto poi è venuto a chiedere i soldi al comune di Paese, che di fatto non ha responsabilità, come ha sottolineato bene il professor Tamino, perché purtroppo stiamo parlando di un danneggiamento, di uno sconvolgimento del territorio in cui i comuni non hanno fino ad oggi, e meno ancora il PRAC annunciato lì ne procede, possibilità di dire la propria.
Thank you.